Oggi è una giornata speciale per la Barilla e siamo lieti di celebrarla in questa zona ricca di storia e di cultura imprenditoriale. Qui a Rubiano nel 65 venne costruito il primo stabilimento Barilla fuori Parma. Fu anche il primo impianto con il quale la nostra azienda, che a quel tempo operava prevalentemente nel mercato della pasta, e in solo qui scelse di diversificare per la prima volta la produzione. A pochi passi da qui, appena qui dietro, c'è lo stabilimento di Rubiano che produce fette biscottate e grissini, che sono tra i prodotti di maggiore qualità di Mulino Bianco. Tanti cambiamenti in questo mezzo secolo di storia. Quando nostro padre Pietro inaugurò il forno di Rubiano, erano gli anni del miracolo economico italiano e la Barilla era soprattutto una realtà poco più che regionale. Oggi l'economia del Paese è in una grande difficoltà e la nostra impresa realizza circa la metà del proprio fatturato fuori dal nostro Paese. Ma è rimasta una cosa simile, una cosa uguale: il nostro attaccamento per la nostra terra e per il nostro Paese. Lo stabilimento che oggi inauguriamo in presenza del Presidente del Consiglio Mario Monti e di tante illustri personalità è il simbolo del fare. Non c'è niente per noi se non c'è la fabbrica dove viene fatto il prodotto. La fabbrica è la massima espressione del fare, l'opposto del dire e di quella parte peggiore di capitalismo, della carta e della finanza di cui siamo stati testimoni in questi ultimi anni. Il nuovo stabilimento Sughi di Rubiano è la dimostrazione che è possibile investire sulla qualità in Italia, con un'ottica che volge verso altri paesi. Se da un lato gli ingredienti, la ricetta, le persone e la tecnologia per fare i sughi sono tutti italiani, le vendite saranno soprattutto fuori dal nostro paese. Il nostro obiettivo è di portare in tutto il mondo il gusto dell'autentica cucina italiana. La base in Italia è per noi fondamentale. Lo stabilimento è un investimento di più di 40 milioni di euro che a regime impiegherà circa 120 persone ed è stato programmato e progettato dall'agente Barilla, e li avete visti poco fa. L'impianto produce 35.000 tonnellate di sughi all'anno, ma ha un potenziale di circa 60.000 tonnellate. In conseguenza delle quali, se raggiungeremo questi risultati, si potrà aumentare l'occupazione, aumenteranno i posti di lavoro. Il pomodoro e il basilico, gli ingredienti principali alla base dei sughi, sono al 100% italiani. L'indotto complessivo della produzione è per oltre l'80% italiano e specificatamente delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, la nostra zona cosiddetta la Food Valley, così conosciuta in tutto il mondo. La tecnologia consente di preservare il colore e le caratteristiche di freschezza e sapore delle nostre materie prime. I sughi sono un prodotto delicato e complesso, elaborato con una moltitudine di ingredienti. Abbiamo quindi cercato di replicare su scala industriale il procedimento che si utilizza in cucina a casa. E nel complesso usciranno da qui 24 ricette a marchio Barilla. Il principio che ci guida è quello della qualità a 360 gradi, dal gusto alla sicurezza del prodotto e delle persone. Lo stabilimento consente anche una riduzione di emissioni di CO2 del 32% e di consumi dell'acqua del 64%, rispetto alla media di impianti analoghi. Lascerò con grande piacere la descrizione tecnica dello stabilimento a Marco Sacchelli, che avete già visto, che vi porterà all'interno, diciamo, in modo più dettagliato, e vi racconterà come è fatto lo stabilimento. Siamo fieri di investire su un territorio che vanta un ricchissimo saper fare in campo agricolo e tecnologico. Nella provincia di Parma sono nate e si sono affermate le prime industrie produttrici di macchine per la lavorazione del pomodoro.
La prima azienda di trasformazione del pomodoro del Parmense fu costruita da un gruppo di agricoltori locali nel 1874 e solo pochi anni dopo esportava in Gran Bretagna. Con questo stabilimento oggi vogliamo contribuire a rafforzare il rapporto fra agricoltura e industria che deve essere valorizzato in un'economia come quella italiana. Grazie agli investimenti in ricerca e alle collaborazioni con la Regione Emilia-Romagna siamo riusciti a garantire un'ottima qualità delle materie prime, coltivate in campi che spesso distano solo pochi chilometri da qua. Un esempio: per la massima resa di sapore, il basilico viene colto all'alba e trasportato in stabilimento solo 2 ore dopo la raccolta. Ed è un grande vantaggio per poter controllare tutta la qualità delle principali materie prime. Un vantaggio per noi, una garanzia per i consumatori e uno stimolo per lo sviluppo del territorio. Questa è una terra piena di grandi esempi, piena di grandi eccellenze. Dall'alta tecnologia all'artigianato di nicchia. Questa è una zona che è una grande espressione del saper fare italiano, che coniuga creatività, competenza e tecnologia. C'è un'azienda qui vicino che tutti voi conoscete, la Dallara, leader mondiale della progettazione e costruzione delle macchine da corsa e definita dal New York Times l'azienda più di successo nel suo campo. Ed è proprio alla Dallara che è stata costruita l'Hand Bike, con la quale Alex Zanardi, che è qui fra noi, ha vinto 2 medaglie d'oro alle recenti Paralimpiadi. Alex è qui con noi oggi assieme a Vittorio e a Fabrizio, che sono i componenti del nostro Barilla Blue Team. Vicini alla Dallara c'è un'altra grande azienda nel territorio, che è la Turbo Coating, che è un'azienda eccellente per i rivestimenti protettivi nelle turbine a gas e nei motori per gli aerei. E assieme a 2 grandi eccellenze di questo genere c'è anche una piccola azienda, che è la Bottega del Restauro, che è un'azienda specializzata nel restauro appunto delle affettatrici Berkel, che sono un'eccellenza e la fuoriclasse mondiale nel taglio dei salumi e della carne. Questo per dirvi quanto poliedrica è la zona vicina alla quale noi abbiamo costruito lo stabilimento. Il nostro nuovo stabilimento rappresenta inoltre una scelta strategica per noi, per la Barilla. Dopo 40 anni di produzione dei sughi insieme a partner esterni, un impianto dedicato sottolinea la volontà della Barilla di puntare sul più classico dei primi piatti all'italiana. Un passo simile fu fatto dall'azienda negli anni Ottanta, quando decidemmo di portare in house tutta la produzione dei prodotti da forno Mulino Bianco. I condimenti pronti, riducendo i tempi di preparazione, permettono di ampliare le occasioni per gustare la pasta. L'obiettivo è quello di portare nel mondo uno dei piatti più rappresentativi della dieta mediterranea. In questo momento di forte turbolenza e incertezza economica, la strada migliore da seguire è quella di concentrarci su quello che facciamo bene da tanto tempo. E per noi sono i piatti della pasta, i sughi ricettati e i piatti pronti che abbiamo recentemente lanciato. Ci concentreremo certamente anche su tutti i prodotti da forno presenti nei paesi dove abbiamo grandi quote di mercato. Per realizzare il sogno di questo stabilimento abbiamo bisogno dell'impegno di tutti, nostro per primo, dei nostri clienti che ci accompagnino lungo questo percorso, che sappiate è molto ambizioso, perché raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento è stato un impegno, una scommessa, ma raggiungere l'obiettivo delle 60.000 tonnellate è una sfida molto significativa. Mio padre veniva molto spesso a Rubiano, qua in stabilimento, e vedeva la fabbrica che amava di più, forse mi sento di dirlo senza pudore. Amava lo stabilimento qui vicino e amava la sua gente. Diceva che la gente del territorio qui vicino è la gente tra la gente migliore che lui conoscesse, e rendeva omaggio allo stabilimento con le sue visite.
Oggi sarebbe orgoglioso di essere qui, testimone del messaggio di fiducia nel futuro che diamo, consapevole che con la crescita di questo stabilimento nuova gente verrà a lavorare. E voglio ricordare una sua frase che noi diciamo sempre in azienda, non tutti voi forse l'hanno sempre sentita, che in questo momento credo possa essere utile. Andiamo avanti, andate avanti con coraggio. Grazie.